Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. La recente notizia che vede ormai numeri sempre più difficili da sostenere per il reparto di geriatria di Pescara ha immediatamente attivato l'associazione Salviamo l'ospedale di Penne, che chiede di nuovo all'assessore Veri di riaprire il reparto del nosocomio San Massimo ai ricoveri in lungo degenza. Il servizio della redazione di Vestina News. La notizia della recente visita nel reparto di geriatria dell'ospedale Santo Spirito di Pescara da parte dell'assessore alla sanità Nicoletta Veri per verificare la situazione ormai al collasso del reparto, visto le numerose richieste di ricovero, arrivate ormai a una settantina al giorno a fronte di 56 posti letto, ha stuzzicato la reazione del comitato Salviamo l'ospedale di Penne tramite il suo presidente Nicola Spoltore. Ci saremmo aspettati, scrive Spoltore in una nota, che l'assessore alla sanità avesse avanzato un'altra ipotesi. Quella di riaprire il reparto di geriatria del nosocomio San Massimo di Penne, da sempre polmone del reparto adriatico e centro di riferimento per tutta la provincia pescarese e teramana. Ci convinca, continua Spoltore, che vuole recuperare un rapporto di affetto con gli abitanti dell'area vestina, che hanno votato questo governo regionale, ma che hanno paura di ritrovarsi ancora una volta come nel 2009. Questa proposta effettivamente è stata avallata, nell'incontro di ieri a Pescara, anche dal primario del reparto dell'ospedale Santo Spirito, chiedendo proprio all'assessore di riattivare i posti in lungo degenza degli ospedali di Penne e Popoli. La Veri offre già delle soluzioni a tutto questo, fra i quali una diversa gestione degli ingressi in pronto soccorso, oltre alla possibilità di assistere i pazienti non acuti al loro domicilio o coinvolgendo le residenze sanitarie assistiti. Ma chissà se tra queste possa arrivare a breve un sorriso anche per i cittadini dell'entroterra del Pescarese. La cronaca: un giovane aquilano di 28 anni è stato trovato senza vita questa mattina nella sua abitazione di Paganica, frazione del comune dell'Aquila. A fare la tragica scoperta è stato un amico di famiglia che, alla vista del corpo riverso a terra, ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 dell'Aquila, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare la morte del giovane. Nell'abitazione è intervenuta anche una pattuglia della polizia per i rilievi del caso. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine, che al momento non escludono nulla. Tra le ipotesi anche una overdose. La comunità della popolosa frazione è rimasta colpita e sconvolta dalla tragedia e si è stretta attorno alla famiglia. La polisportiva Paganica Rugby, nella quale gioca il fratello, sui social si è detta vicina al fratello Claudio e alla sua famiglia in un momento così doloroso. E poi ancora incendio di un mini compattatore per la raccolta di rifiuti questa mattina attorno alle ore 11 a Nocciano, in provincia di Pescara. La combustione ha causato danni a un portone in legno di un garage adiacente alla carreggiata, ad alcuni infissi del piano terra dell'edificio del comune e ad un lampione della pubblica illuminazione. A spegnere l'incendio è stata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alanno. La Regione Abruzzo, dopo il placet dell'Unione Europea, ha presentato il disciplinare del marchio del ristorante tipico d'Abruzzo, che punta ad espandere anche fuori dai confini regionali e nazionali il Made in Abruzzo enogastronomico. Il servizio è di Alfredo Primante. Almeno il 50% dei piatti provenienti dalla tradizione scritta orale della gastronomia abruzzese, realizzati con almeno il 60% dei prodotti provenienti dalle produzioni tipiche d'Abruzzo, presenza di una carta dei vini che assicuri la disponibilità di almeno una etichetta di vino abruzzese per ogni due coperti, presenza di prodotti da agricoltura biologica. Sono questi i punti principali del disciplinare del ristorante tipico d'Abruzzo, il marchio tenuto a battesimo dagli chef più importanti della nostra regione, come Nico Romito, Giuseppe Tinari, Lanfranco Centofanti, Marcello Spadone, Gennaro D'Ignazio e Franco Franciosi, con il quale Regione Abruzzo intende diffondere in Europa il sigillo di qualità del Made in Abruzzo gastronomico. Il fatto che oggi venga presentato questo disciplinare, questo marchio del ristorante tipico d'Abruzzo, e che l'Abruzzo è la prima tra le oltre 300 regioni d'Europa a raggiungere questo traguardo e ad avere questo riconoscimento e questa certificazione europea, la
la dimostrazione appunto che non è un episodio, non è un caso, ma è frutto invece di un lavoro, di una presenza e di una tradizione ben consolidata. Le domande per accedere al marchio ristorante tipico d'Abruzzo possono essere già compilate e trasmesse al Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione utilizzando il modulo scaricabile online unitamente alla documentazione richiesta. Il Dipartimento concede in uso il marchio ristorante tipico d'Abruzzo a tutti gli esercizi commerciali dell'Unione Europea già autorizzati ai sensi di legge e appartenenti alla categoria ristoranti. Oltre l'Italia, in tutti e 28 gli stati europei, chiaramente si devono assoggettare poi al controllo perché è chiaro che devono utilizzare i nostri prodotti. Credo che sia un traguardo importante, un altro tassello che mettiamo all'interno di un ragionamento di mettere l'Abruzzo a sistema, di mettere il nostro turismo a sistema. L'Università di Teramo, insieme all'ADSU, l'azienda per gli studi universitari, ha dichiarato guerra alla plastica sostituendo nelle mense, nei bar, stoviglie e bicchieri in plastica con la carta. Da oggi, inoltre, gli studenti avranno in dotazione delle borracce che potranno riempire di acqua pubblica direttamente da distributori installati dalla Ruzzoreti. All'Unite finisce l'era delle bottiglie di plastica. Il servizio è curato per noi da Tania Bonici Castelli. All'Università di Teramo da oggi in poi si berrà acqua del Gran Sasso, refrigerata e gasata, da attingere attraverso idonei contenitori. L'altra novità è che gli studenti utilizzeranno borracce e non più bottigliette di plastica, nell'ottica del plastic free. Si tratta di un progetto nato dalla sinergia tra l'azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo, Università e Ruzzoreti, che vuole promuovere comportamenti e stili di vita responsabili e rispettosi dell'ambiente. Questa convenzione ci consente di mettere a disposizione dei nostri studenti, del personale, dell'acqua refrigerata, e però per utilizzare quest'acqua non si utilizzeranno più i classici bicchieri di plastica che poi riempiono le nostre pattumiere, ma si utilizzerà una borraccia, quindi griffata Unite, che è stata messa a disposizione dalla Fondazione Unite. Quindi i due aspetti fondamentali sono questa operazione di rete che ormai portiamo avanti da diverso tempo, e l'altro aspetto è l'abolizione completa della plastica in tutti i locali, in tutte le manifestazioni, in tutte le attività che riguardano sia i servizi per gli studenti che la vita quotidiana del nostro Ateneo. L'iniziativa dell'acqua pubblica in borraccia all'Università di Teramo continua il percorso virtuoso già avviato dal 2017 con la sostituzione delle stoviglie di plastica usa e getta con la carta. Con questa ulteriore azione, che elimina anche l'utilizzo delle bottigliette d'acqua, si punta ad annullare la produzione di rifiuti plastici nelle mense universitarie gestite dall'ADSU di Teramo. Sia a Piano d'Accio che al campus di Colle Parco abbiamo attivato da oggi, abbiamo appena brindato l'utilizzo dell'acqua di due distributori che dispenseranno acqua di conduttura gasata o liscia a disposizione degli studenti. In questo modo eviteremo l'utilizzo di plastica e garantiremo agli studenti il consumo di acqua di qualità come quella appunto che abbiamo nelle reti del Ruzzo. Insomma, sono tutte politiche che hanno un'attenzione agli studenti in primis e anche alla sostenibilità ambientale. Sono iniziati i lavori di asfaltatura della pista ciclopedonale della Costa dei Trabocchi, che sarà inaugurata il prossimo 8 agosto. Il tratto da Torino di Sangro a San Vito Marina sarà completato entro la fine di giugno. Il servizio. Giugno che promette bene, propizio per completare e rendere fruibile una parte consistente della Via Verde Costa dei Trabocchi, la cui inaugurazione ufficiale è prevista per l'8 di agosto. Al via infatti i lavori di asfaltatura del tratto che da Borgata Marina di Torino di Sangro arriva a San Vito per circa 10 km, tra i più suggestivi dell'intero litorale. Mezzi e uomini al lavoro dell'impresa SIM di Montesilvano, che si è aggiudicata l'appalto, procederanno per circa 800 metri lineari al giorno. Alla posa del bitume seguirà il rivestimento in resina e la classica colorazione verde delle piste ciclabili. Nei tratti più delicati dell'ex tracciato ferroviario a rischio erosione è previsto invece il cemento armato. Diciamo che almeno la prima parte sarà realizzata abbastanza velocemente, poi dopo bisogna vedere un attimino i tempi dal tappetino a qua la colorazione, perché poi la pista comunque va colorata. Comunque saranno stati in bici? Diciamo di sì.
Dunque, entro la fine del mese, l'opera comincerà davvero a prendere forma. I tratti interrotti a causa degli smottamenti frutto dell'erosione marina, il destino delle vecchie stazioni, il problema di Casal Bordino Lido, dove il tracciato non ancora si capisce dove debba passare, le carenze di parcheggi, i problemi urgenti che aspettano ancora soluzioni. La Gladius Pescara Milan Academy, società sportiva operante nella formazione di giovani calciatori, ha organizzato per il 6 giugno alla Sala Tinozzi della provincia di Pescara una tavola rotonda sul problema della videodipendenza. Il servizio. Angelo Niconò rappresenta la Gladius Pescara Milan Academy. Voi formate questi ragazzi e poi sperate che possano arrivare al grande calcio, però l'obiettivo primario è quello di insegnare loro anche un'educazione fuori e dentro il campo. Rientra anche in questo il convegno che ci sarà alla provincia di Pescara? Sì, assolutamente sì. Noi lo facciamo da 9 anni come Milan Academy ufficiale in Abruzzo e cerchiamo di educarli allo sport e alla vita in generale, utilizzando i mezzi che lo sport ci dà per poter insegnare loro il rispetto delle regole, il rispetto del prossimo, il rispetto dell'avversario, lo stare insieme. Quindi lavoriamo sin da piccoli, dall'età di 5 anni con la scuola calcio, affinché questi valori possano essere trasmessi grazie poi al mezzo che abbiamo, cioè la palla e il campo. Quello della videodipendenza oggi è un problema grave che affligge i giovanissimi della nostra società e per questo ci sarà questo convegno alla Sala Tinozzi di Pescara il 6 giugno. Dottoressa Napolitano, c'è molto da lavorare sotto questo aspetto per cercare di risolvere quello che sta diventando un problema dei giovani di oggi. Sì, infatti l'idea è nata proprio da questo, cioè un tema attualissimo. Oggi le famiglie si trovano a gestire una situazione che, pur essendo sempre nella nostra quotidianità, oggi siamo sommersi di video, no? Chi di noi non ha un cellulare, un tablet, un computer? E il problema però naturalmente diventa l'utilizzo sbagliato che i ragazzi possono fare di questi strumenti tecnologici. Quindi il convegno nasce proprio dall'intento di fornire alle famiglie degli elementi indicatori per poter individuare chiaramente quali sono i segnali che differenziano un utilizzo normale da quello patologico e dare indicazioni per poter intervenire in questa seconda situazione. Naturalmente, l'argomento verrà affrontato sotto diversi punti di vista, ci saranno anche diversi colleghi propri del settore, c'è un collega del CERT, quindi insomma abbiamo cercato di unire più professionalità proprio per fornire un quadro un po' più chiaro su questo aspetto. E il convegno è anche patrocinato dalla sezione abruzzese dell'AIAM, cioè quindi insomma interverranno diverse figure proprio per illustrare un po' le varie dipendenze da internet, da cellulare e dare poi una organizzazione concreta a tutto quello che può essere un intervento familiare pomeridiano con i ragazzi. Centinaia di alunni hanno partecipato alla 28ª edizione del concorso Il Valore del Latte. La gara di creatività punta a promuovere i principi della sana alimentazione a scuola e in famiglia. Il servizio di Fabrizio Occhionero. Disegno, foto e video, digitale, ma anche canzone, tema e poesia, tante forme espressive per coinvolgere centinaia di alunni delle scuole di Abruzzo, Molise e Puglia in una gara di creatività che promuove un'alimentazione e stili di vita corretti. Riuscita la 28ª edizione del concorso Il Valore del Latte, premio Vittorio del Giudice, organizzato dall'azienda e rivolto alle classi della primaria e della secondaria di primo grado. Il senso è coinvolgere questi ragazzi ad utilizzare la loro energia, diciamo, la loro inventiva, la loro fantasia, anche dandogli soltanto un là, quale come il titolo proprio del nostro concorso. Quest'anno era Latte che storia e hanno fatto un salto nel passato utilizzando veramente tanti strumenti, tante idee, tanta fantasia. Siamo rimasti stupiti e meravigliati dalle loro elaborati. La giuria presieduta da Giulio Corradi ha selezionato i migliori elaborati pervenuti, frutto della sensibilità delle scuole e dei loro dirigenti.
quello che è stato premiato è proprio la creatività, quindi la fantasia, il trasformare il prodotto in qualcosa di diverso. E in più è stato premiato moltissimo il lavoro interdisciplinare, che è importante. Infatti non è stata messa di mezzo solo la letteratura, quindi uno scritto di italiano, ma anche l'arte, così come la musica, così come la storia, quindi il fatto di lavorare insieme i vari professori. Alla cerimonia di premiazione nell'auditorium del COSIB hanno preso parte i vertici dell'azienda, il comandante dei carabinieri di Termoli Edgar Pica, David Falcinelli dell'Associazione Produttori Italiana, i componenti della giuria e gli alunni delle scuole vincitrici. Per noi è una missione che portiamo avanti davvero da tanti anni e tantissime le generazioni di giovani studenti che vengono a trovarci, e con loro osserviamo più da vicino sia il processo produttivo, ma in particolare cerchiamo di scendere nel dettaglio dell'educazione alimentare. 25 gli istituti partecipanti, che confermano anche l'impegno dedicato alle visite guidate allo stabilimento. Noi insieme alla nostra classe abbiamo partecipato con questo concorso grazie ad un video in cui noi e gli altri nostri compagni abbiamo realizzato, in cui facevamo alcune scene che realizzano il valore del latte da qui dalla nostra città, ovvero Termoli. Cristoforo Colombo con suo nonno e suo zio partivano per una missione. Tutto questo l'abbiamo svolto grazie alla nostra professoressa, la professoressa Pagliarulo, che ci ha aiutato nel nostro lavoro. E siamo molto contenti oggi di essere qui ad assistere a questa premiazione. È stato il campione del mondo con l'Italia dell'82, Paolo Rossi, a premiare questa mattina presso il Teatro Massimo di Pescara i vincitori della Digital Gym, il concorso multimediale interattivo che Fater S.P.A. ha messo a disposizione degli alunni di alcune scuole medie abruzzesi. Sono stati oltre 600 gli studenti che hanno avuto accesso alla piattaforma multimediale per la formazione digitale. Servizio. Oggi festeggiamo insieme a tutti i ragazzi lo sport come metafora in questo caso del mondo del digitale, perché questi ragazzi hanno partecipato nei mesi scorsi a una maratona digitale che Fater ha messo a disposizione gratuitamente per tutti loro, cercando di trasmettere e comunicare la parte bella e sana delle nuove tecnologie. Quindi cercando di aiutarli nella lotta al cyberbullismo, a tutto quello che di negativo può capitare, e perché no, insieme ai nostri suggerimenti, poterne fare una professione del futuro. Siccome questa formazione digitale era articolata con la metafora della maratona e quindi la metafora dello sport, oggi chi più di un campione del mondo può premiare questi ragazzi nella giornata conclusiva. Paolo è un amico di fatto di questa manifestazione, perché nella prima edizione è già stato a Pescara, e siccome ha suscitato grande entusiasmo da parte di tutti i ragazzi, perché lui c'ha questo carisma, questa particolarità di legare tante generazioni, per cui oggi insieme a noi, insieme agli insegnanti che ringrazio, per concludere questo percorso che per me è stato estremamente positivo. Una giornata speciale alla RSA di Larino, dove Amalia De Angelis ha spento 100 candeline per la nonnina originaria della provincia di Pescara. È stata organizzata una festa a cura del personale e dei volontari dell'associazione Sorridere Sempre Onlus. Giochi, allegria e divertimento per condividere il compleanno insieme ai familiari della centenaria e a tutti gli ospiti della struttura. E ora apriamo la pagina dello sport. Sono questi giorni in cui il Pescara sta ponendo le basi per la prossima stagione. Dopo i playoff disputati in questo campionato, la piazza aspetta un torneo importante. Tuttavia la scelta di Luciano Zauri per la panchina biancazzurra dice anche che ci sarà maggiore attenzione verso i prodotti del giovanili del Delfino. Il servizio.
Tornare a valorizzare i ragazzi del proprio settore giovanile è uno degli obiettivi che il Pescara vuole centrare nella prossima stagione ed è uno dei motivi che hanno spinto il presidente Daniele Sebastiani a dare fiducia a Luciano Zauri. Il neoallenatore sarà presentato nei prossimi giorni e dopo aver vinto il campionato Primavera 2 potrà contare in prima squadra sull'apporto di alcuni di quei gioiellini che sono stati funzionali alla vittoria nel testa a testa con la Lazio. Lo stesso Sebastiani giorni fa ha ammesso che uno dei principali rammarichi della stagione appena chiusa, per quanto positiva, è il non aver visto l'impiego di ragazzi del settore giovanile. I vari Borrelli, Pavone, Camilleri, Pierpaoli, Marafini si sono sovente allenati con la prima squadra agli ordini di Pillon, ma non hanno debuttato. Certo, oltre che un allenatore che abbia quella propensione, c'è anche bisogno di strutturare una rosa ad hoc, dove ci sia spazio anche per loro. Un nucleo forte di giocatori esperti per la categoria, giovani, anche in prestito da altre squadre, e giovani del Pescara. Il mix deve essere equilibrato. Nell'ultima stagione, tra i prestiti delle altre squadre, ad esempio, hanno faticato a trovare spazio giocatori come Melegoni e Del Sole. Bettella ha giocato solo nell'ultimo mese. Dopo l'arrivo di Sottili si sono praticamente chiusi gli spazi per Antonucci. Elisalde, che è di proprietà del Pescara, non ha giocato un singolo minuto in campionato. Insomma, più sono i prestiti da club di Serie A, che comunque sono utili, minori sono gli spazi per i baby biancazzurri. Va trovato, come detto, il giusto equilibrio e in tale direzione dovranno lavorare il presidente Daniele Sebastiani, il DS in pectore Antonio Bocchetti e il direttore dell'area tecnica Giorgio Repetto. Certo, non si può prescindere dai risultati. Dopo il quinto posto di questo campionato, poi tramutato in quarto dopo la penalizzazione del Palermo e la conseguente disputa della semifinale playoff, la piazza si aspetta un campionato ambizioso. Forse lo era anche l'ultimo, ma la salvezza all'ultima giornata di 12 mesi fa aveva permesso lo scorso luglio una partenza a luci spente. Ora ci saranno maggiori aspettative che potrebbero essere alimentate dal mercato. Dopo le cessioni di Macin e Gravion dello scorso gennaio, un ulteriore tesoretto potrebbe essere utilizzato in caso di cessione di Gaston Brugman. La scorsa settimana il procuratore del capitano, l'agente Silvio Pagliari, ha incontrato i dirigenti biancazzurri. Il giocatore, il cui contratto scade nel giugno 2022, è sulla soglia dei 27 anni e potrebbe essere prossimo al salto di qualità. Non è una novità che Roberto D'Aversa ne abbia grande stima e Parma potrebbe essere una destinazione gradita al capitano biancazzurro, un sacrificio tecnico che potrà portare nelle casse del Pescara una somma superiore ai 2 milioni di euro. A margine dell'evento Fater di questa mattina a Pescara, di cui è stato il testimonial il Pablito, Paolo Rossi, campione del mondo con l'Italia dell'82, lo stesso Paolo Rossi ha parlato del Pescara, dell'ultimo torneo e di quando affrontò i biancazzurri da avversario. Ascoltiamolo. Siamo a Pescara, due parole anche sul Pescara che non è arrivato alla finale playoff di Serie B. E lei saprà anche di questo storico gemellaggio che c'è tra i tifosi del Pescara e del suo Vicenza. Sì, sì, è vero. Il Pescara tenta, però ci prova quantomeno tutti gli anni, ma anche qui fare il salto sappiamo che non è facile. Oggi la gestione delle società di B non è una gestione facile, bisogna essere bravi, bisogna avere capacità nel saper fare le squadre, acquistare, insomma occorrono persone molto valide, ma il Pescara aveva un'ottima squadra quest'anno, un ottimo allenatore, insomma ha cercato fino alla fine, sai, poi quando i valori sono simili delle volte basta poco. Difatti abbiamo visto come ci è arrivato il Verona su, dopo aver perso 2-0 col Cittadella è riuscito a ribaltare la situazione, ma è incredibile, quindi questo significa che i valori sono molto vicini. Un'ultima cosa, una domanda che mi tormenta da decenni, ma è vero che Paolo Rossi prima di appendere le scarpe a chiodo era stato contattato dal Pescara? No, questo non lo so, può essere, perché una volta non c'erano i contatti diretti con i calciatori ma c'erano con le società, noi non decidevamo dove andare, erano le società di calcio e ti dicevano guarda c'è il Pescara che ti ha richiesto, cosa fai, vuoi andare, ce la facciamo, per cui erano le società. Io su tanti contatti
che le mie società, tipo la Juventus, che hanno avuto per cedermi o per darmi altre squadre, no, non li conosco tutti ovviamente, però Pescara rimane una realtà importante, ha una storia anche importante. Io contro il Pescara ci ho giocato diverse volte, sia in B che in A, e anche in nazionale ci ho giocato qua una partita, quindi ho dei bei ricordi. Domani l'incontro per la gestione dell'impianto Bonolis, ma nel frattempo mancano 20 giorni per presentare l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C, una scadenza che dovrebbe conciliarsi con altre vicende esterne al terreno di gioco che stanno catturando però l'intera attenzione della piazza. Riferimento chiaramente al Teramo, il servizio di Jacopo Forcella. Domani l'incontro, il primo ma non l'ultimo probabilmente, tra Iachini e il gestore dell'impianto Bonolis Cantagalli per parlare della gestione dell'impianto di Piano Daccio. Nel frattempo però il Teramo continua ad essere un'entità ancora sulla carta. Vero che la Lega Pro, con le due finali playoff ancora da disputare, sta vivendo la fase finale della stagione, ma per chi come i biancorossi hanno terminato un po' di giorni fa, questo dovrebbe essere il momento di ritirare le fila e ricominciare a programmare la stagione alle porte. Anche perché a metà luglio ci sarebbe il ritiro di Revisondoli, ma soprattutto il 24 giugno scade il termine per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato. Giugno è anche il mese della chiusura economica dell'annata 2018-2019 e invece in questo momento, dopo l'iniziale euforia, quello che si percepisce è una lunga attesa senza che il calcio sia minimamente nei pensieri di qualcuno. La rosa, con i giocatori sotto contratto, è quantitativamente al minimo. Il presidente Campitelli, attraverso una nota ufficiale venerdì, ha detto che in caso di esito negativo riconsegnerà il diavolo nelle mani di un sindaco che osserva dal di fuori e per il momento non interviene nel mezzo, ma presto potrebbe farlo. Non si parla di conferma o meno dell'allenatore. I direttori, sportivo e generale, giustamente attendono gli eventi e di trattative per i rinforzi neppure l'ombra. In più, la situazione debitoria ufficializzata proprio da Iachini con un comunicato qualche giorno fa certamente non ispira quella fiducia in chi nel Teramo lavora o dovrebbe venire a lavorare. Tutto si svolge o al telefono o nelle riunioni tra soggetti, mentre le 3 settimane che mancano al gong per l'iscrizione sembrano essere un tempo ristrettissimo. Cosa succederà non è facile saperlo. Quello che si rileva è la sostanziale indifferenza verso una squadra che rimane comunque la seconda realtà professionistica del territorio, inserita all'interno di vicende che col calcio però hanno poco a che fare. Ci si auspica un minimo di chiarezza, non solo su quei numeri che sono usciti. Chiaramente fino alle firme notarili la società rimane in capo a Luciano Campitelli, almeno fino al momento in cui non si capirà se arriverà o meno un nuovo proprietario. Nel frattempo l'attesa cresce, ma i destini del diavolo non sembrano potersi scrivere già domani pomeriggio. Potrebbe spuntare fuori un piano B, ma il tempo non è enorme e soprattutto c'è una priorità: dare continuità societaria ad una squadra che rappresenta una città. Tutti i servizi che avete visto saranno disponibili a breve on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossime edizioni del TG6 alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.